una storia che non finisce da un punto di vista giudiziario, è lungo, si sapeva, c'è un regolamento di giurisdizione in Cassazione che sarà discusso a fine maggio, poi ci stanno la questione di legittimità costituzionale, sappiamo tutti è una partita aperta, ma c'è soprattutto la certezza di un, per quanto riguarda almeno la mia posizione, che è completamente diversa da quella di De Luca, Berlusconi e dei tantissimi altri che hanno le loro storie o la mia storia, che si definirà, come io sono assolutamente convinto, con una riforma del processo d'appello. Quindi è lì poi che si gioca, per quanto mi riguarda, la partita definitiva, nella convinzione poi che la Severino è una legge che va rivista sul piano costituzionale, in parte anche modificata, ma per me non cambia nulla. Devo essere sincero, impegnato H24 a fare il sindaco di Napoli. Poi sono così affascinato dall'idea di vivere ormai una vita precaria da un punto di vista lavorativo, esistenziale, anche in questa missione di sindaco, che non mi turba più niente, è un paese che va alla rovescia. Ieri sono andato a fare un incontro in cui si discuteva del processo a Henry De Luca, che ha semplicemente detto una sua opinione. Io vengo processato per aver fatto inchieste sulla corruzione, sul malaffare e sull'andrangheta, addirittura condannato in primo grado perché ho osato cercare di capire quanto sistema marcio ci stava nelle istituzioni governative e nel Parlamento del nostro paese, e vengo processato. In un paese dove legalità e giustizia non coincidono più, è stato anche bello il passaggio del Santo Padre nella lettura del Vangelo sui farisei, insomma è la storia, dalla più grande a quelle più piccole di oggi, che è intrisa di storie veramente vergognose. Io però quello di cui vado fiero è che non ho mai perso la serenità e non ho mai perso la strada, che è quella secondo me della giustizia, della battaglia quotidiana, dello stare, come ho detto oggi qui, dalla parte dei più deboli, sapendo che ti fanno cadere ogni tanto, ma il problema non è cadere. Il problema è rialzarsi, e io mi sono sempre rialzato, e come me le persone che hanno ideali forti si rialzano sempre. La persona forte non è quella che vince, è quella che si rialza sempre. Da questo punto di vista io non mollerò mai.